E guattai a tutti ciurma e benvenuti ragazzini in questo nuovissimo episodio su Remother Tormented Fathers. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 25 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi abbiamo fatto delle scoperte veramente terrificanti. E dopo che si è introdotto quello che sembrerebbe essere il nuovo nemico, ragazzi, che d'ora in avanti molto probabilmente si aggirerà per i corridoi della casa. Come se il vecchio nudo maniaco non fosse già abbastanza. No, eccoci qua ragazzi. Allora, l'obiettivo attuale effettivamente, cioè l'ultimo obiettivo era quello appunto di nasconderci dalla suora rossa. Però adesso effettivamente non ho la minima idea di che cosa dobbiamo fare, per cui sicuramente adesso non sarà assolutamente facile aggirarsi di nuovo per la casa, no? Ovviamente non lo sarà, la volta scorsa siamo riusciti a nasconderci, ragazzi, nell'armadio, per fortuna. Non so se qua ci sarà qualcosa effettivamente. Questa foto, vabbè, già l'avevamo vista, insomma, bla bla bla. Ah no, non l'avevamo vista perché mi si è sbloccato il collezionabile. Non è che qua c'è qualcosa che ci può essere utile, no? Perché non avevo. No, ma perché? Perché sono così stupida? Perché devi sempre riconfermare, giocherina, che sei una deficiente, no? Per quanto tempo intenzioni continuare a suonare? Il punto è che sembrerebbe non aver attirato nessuno. Almeno ripeto, sembrerebbe perché. Vabbè, io esco lo stesso, raga, perché sennò qua facciamo veramente notte. Sì, allora. Qualcuno di voi mi ha detto: giocherino, non so come fai tu ad essere così coraggiosa da andare in giro nonostante ci siano i nemici in giro. Cioè, ragazzi, non pensate che per me sia così facile effettivamente fare questi giochi. Perché, come vi ho sempre detto, io sono sempre stata estremamente fifona. E quella chi è? Ok, obiettivo completato. Sì, ma scusa. Chi era quella tizia? Sembrava una tipa tipo con una camicia da notte. Stavo dicendo, sono sempre stata estremamente fifona, ragazzi. Ovviamente crescendo per fortuna un po' la FIFA mi è passata, cosa che mi permette effettivamente di giocare questi giochi qua. Però, cioè, fondamentalmente il terrore dentro di me si annida sempre, per cui cerco di Jennifer? farmi. Oh mio Dio. Non potevi aspettare che arrivasse la signora Fletcher a risolvere il caso, no? Raggiungi la soffitta, segui la ragazza. Raggiungi la soffitta dove? Ah, qua! Oh merda, come faccio? Oh, oddio, che sta succedendo? Oddio, no. Non posso stare con sto panico io. Come faccio ad arrivare lì? Oddio, non mi dire, non mi dire, non mi dire. No. Ah! Porca pazza! Ma lo stavo a dire, non mi dire che sta salendo di qua! Tu sia maledetta! Tu sia maledetta, adesso mi vede di sicuro, adesso mi vede, mi vede! Ma perché? Devo scappare! Dovevamo nasconderci! Oddio! Sorprese. Sorprese. Dov'è? Che cos'è un foglio? Che dice? Ah. Sorelle rosse del Cristo morente addette coltura, piantagione rosso gallo 1970. Ok, era un gruppo di suore. E il retro che dice?
Ui! In quell'incendio alla piantagione qualcuna si è salvata e lei l'ho riconosciuta. È come se avesse seguito Celeste. Si è presentata alla porta qualche giorno dopo il suo ritorno. Per Richard è un segno divino. Crede potrà aiutarci a riavere la nostra piccola, ma sono tutte stronzate. Quella è la nostra piccola. La sua ossessione per G finirà per ucciderci tutti. Jennifer sarà. Quella suora, una delle addette alla piantagione, la figlia degli Ashman, è riuscita a controllare quelle schifose falene. È diventata essa stessa parte di quella cosa. Ma io l'ho smascherata. Vuole vendicarsi per il prototipo 2 del Phenoxyl, per tutto quello che abbiamo fatto. Ed ora ha convinto Richard a chiudermi in casa, nella cameretta con Celeste. Da qui posso fare ben poco. Avrei dovuto fare qualcosa, avrei dovuto fermare Richard e quel maledettissimo Wyman quando potevo. Le cose ci sono sfuggite di mano. Devo fare qualcosa ora, devo reagire, devo farlo per lei, prima che le sedute facciano effetto, prima che io possa dimenticare, prima che sia troppo tardi. Il cortisone può ancora accecarle, può uccidere. Che diavolo? No. Oh, presto! Signora, corri! La concia tua madre! Che diavolo sta succedendo oggi? Ok. Recuperiamo un secondo la calma. Quella lettera, quella pagina, credo l'abbia scritta la moglie di Felton, che poverina a quanto pare è stata una vittima della sua follia, di questa tipa che è diventata tutt'uno, forse con, non so, una presenza malefica, non lo so. Vabbè, niente. Fatto sta che non sto capendo che diavolo sta succedendo oggi, eh. Che c'è qua adesso? Che è successo? Questo cos'è? Serve a risolvere un enigma, ragazzi. Questo è chiarissimo. Ho preso manico di un vecchio ombrello. Ok. Manico di legno appartenente a un ombrello in disuso. Su cosa potrei mai adoperarlo? Cara signora Fletcher, dovresti essere tu a dircelo, visto che sei così perspicace. In ogni caso, non ci resta che uscire. Oddio. Ok. Visto che siamo qua, direi ovviamente di salvare la partita, visto che sto gioco è sempre un'incognita, non si sa mai cosa può succedere. Va bene. Intanto, anche se non ho la minima idea di cosa fare, ragazzi, col manico dell'ombrello che abbiamo preso, non ci resta comunque che andare fuori ad esplorare, eh. È l'unica cosa, per cui vedremo se la signora Fletcher sarà così perspicace da capire quale può essere la soluzione ai nostri problemi. Perché si è messa questa musica? Oddio, raga, ci hanno saputo fare con la musica. Oh, porca pupazza, oh, porca pupazza, oh, porca pupazza, oh, porca pupazza. È qua. Oddio, non ce la faccio più. Oddio, non ce la faccio. Non ce la faccio a sopportare tutta st'ansia, sta tensione. Non ce la faccio. E che poi rimani col dubbio. Se n'è andata, non se n'è andata. Boh. Passi non ne sento più. Ok. Proverei ad uscire. Ok. Oddio, non caccio adesso. La porta è questa qua. Aspetta un attimo. Magari possiamo usarlo questo. Ah, ok. Grande. Giustamente così ci arriviamo. Oh merda, un po' di casino. Oh, Gesù. Oh. Muovite. Oddio, sono nervoso. Oh. I manichini. Che cosa meravigliosa. Oh.
Ok, raga, che dire? Che ci hanno saputo fare i maledetti, perché la musica è uno degli aspetti fondamentali di sto gioco. Questo si capisce alla grande. Ehi, oddio. E là? C'è nessuno qui? Che c'è qua? Sembra che quassù ci viva una bambina. Oh, niente sorprese, perché ci sono dei manichini che hanno la parrucca, ovviamente. Allora io vado di qua, non fate sorprese, perché a me le sorprese non piacciono, ve lo dico così, proprio con tutta la sincerità di questo mondo, va bene? Nuova casa, nuovo progetto, nuova vita. Disimballaggio Arianna e Cell, io sono Jennifer. Che le hanno fatto una sorta di lavaggio del cervello a sta povera ragazza, bambina, quello che è? Oh, signora Fletcher! Oggi sta succedendo il finimondo, ragazzi. Potrebbe essere nascosta dovunque qua in mezzo. Ok. Oddio. Ma perché? Oddio, perché? The responsible authorities are trying to make light of what has happened. Now let's go to the report. Chodoskoro. A phone line repairman was attacked this morning in an underground car park. Surveillance cameras show a blonde woman in suit with an elegant, innocent air about her who approached the man with the pretext of lighting a cigarette. Oddio. The woman then attacked the man, wounding his head. The wanted person, aged between 30 and 40, then browsed through the man's briefcase containing confidential information about the users who asked the phone line to be repaired. She stole the man and started driving to an unknown destination, leaving the man unconscious. The authorities are now checking for any evidence that the woman might be looking for a particular address. Although the man is now out of danger, he has suffered lesions and a concussion and has been admitted to a hospital nearby. A few hours ago, the authorities provided an identikit of a woman based on the victim's description. Lei. We invite you to contact us if you find yourself in the presence of this woman, or if that you have woman seen a suspicious looks like you. Who are you? I hope you'll forgive me for before, but you mustn't touch my things. My things are mine. You mustn't. That photo in the loft. What happened to that door? Richard made it disappear. He doesn't want anyone to go in. What do you mean? That door no longer exists. There is now a wall
a wall behind the fireplace. A fireplace? There, you're gonna find what you're looking for. Have you met Gloria? She hypnotizes Felton with that tick-tock. Okay, fermi un attimo. Ok, la nostra cara signora Fletcher, ragazzi, sembrerebbe aver aggredito una persona per prendere il furgone e venire fino a qua. Quindi in ogni caso stiamo già un po' nella cacchina. Ovviamente siccome non era abbastanza starlo fuori, siamo nella merda anche qui dentro. Quindi questa tizia ci ha appena dato un'informazione, nel senso che oltre un caminetto ci dovrebbe essere una specie di muro segreto, che cosa, non lo so. Per cui va bene, andremo ad ispezionare il caminetto. Prendiamo l'arma questa, ragazzi, e non so se comunque ispezionare tutto quanto, perché oddio, che passa? Che passa ora? Oddio no, dov'è andata la tipa? Oh, non mi fatevi... Ma è un incubo, cioè non... Non posso avere un attimo di pace, per esempio, per esplorare un po'? E che vorrei, ragazzi, prima esplorare sta stanza, perché non ho visto praticamente nulla. Io passi dalla suora, non... Stavo dicendo, non ne sento più. Oh merda, è qua. Fortuna ha voluto che fosse già qui, no? Guarda un po' te che culo, cosa c'è qua? Ah, questo dovrebbe essere un miglioramento, tipo. La ragazza per adesso sembrerebbe essere innocua. Cioè, perlomeno non ha intenzione. Questo che possiamo fare col telecomando? Possiamo interagire? Posso fare qualche minchia? E che possiamo fare qualcosa col telecomando, ragazzi? Però se ce l'ha lei in mano... Oh merda, no, è qui! Guarda, è qui! Io voglio interagire con sto coso, ragazzi. Voglio interagire con questo coso. Ah, infatti, vedete, c'è uscito il puzzle. Dai! Cos'è? Ecco qua, ecco. Ovviamente si è infuriata con noi. Ecco. Ci mancava, ecco pure, vabbè! Ditemi un attimo che volete che faccia, perché... Cioè, ah, qua c'era un salvataggio, porca vacca. Aspettate. Mi ha visto! Vabbè. Che vorrei pure poter salvare la partita. Quindi adesso abbiamo alle calcagna anche la ragazza. Perfetto, meravigliosa notizia. Vediamo se faccio in tempo a nascondermi, non so se sarà possibile, forse sì. Abbiamo fatto infuriare la ragazza. Era l'unica che, cioè, dopo averci picchiato selvaggiamente, almeno ci lasciava in pace. E invece adesso no, perché non era abbastanza tutto il resto. In questo episodio non è mai stato niente abbastanza. Insomma, la situazione era sempre... Non avevo detto di uscire, vabbè, ho premuto per sbaglio. Ok, io direi di uscire di là, ragazzi, sperando di poter salvare la partita, perché sennò siamo nella merda più nera. Salva. Okay. Meno potevamo anche curarci in qualche modo, giusto? Ok, sì. Perfetto, siamo a posto. Risalviamo la partita. Le pile, ragazzi, le pile. A che minchia mi servono le pile? Due pile stiro ancora funzionanti e che potrebbero azionare un qualche dispositivo compatibile. Ok. Qualche dispositivo compatibile, tipo che cosa? Sto cercando, ragazzi, di provare a ricordarmi quali altri dispositivi ho trovato in giro. E se non sbaglio, una cosa con cui poter interagire era rimasta nel seminterrato. Ragazzi, vi ricordate dove c'era la grata dove abbiamo preso la prima chiave per l'orologio? Se non sbaglio, lì c'era qualcosa con cui poter interagire. Spero di non sbagliarmi. L'unico problema adesso è arrivarci. Ecco qua. Vabbè.
Ok, se entri di là. Oh. Ecco, come hanno detto, stavolta dimmi, fai un favore, ovviamente è andata dall'altra parte, porca la miseria. Ok, direi di provare ad approfittare, ma una pessima sensazione, ragazzi. Non so se farò in tempo, non so se farò in tempo, io mi auguro sinceramente di sì. E non so se sto andando nella direzione giusta. Oh merda, mi sa che ho sbagliato. Vabbè, ok, qua c'è la cucina. Magari se esco dall'altra parte riesco a raggiungere le scale. Che succede? Minchia, lo che faltava. Minchia, quello che ci mancava, porca miseria. Come se già non fossero abbastanza quelli che mi inseguono. La conce tu madre. Ok, raga, siamo nel corridoio. Cioè, nel posto principale, se non sbaglio. Quindi dovremmo essere sulla strada giusta. Ok, questo è l'ingresso, quindi è l'ingresso, se non sbaglio, no? Quindi è qui che devo andare. Spero che la mia intuizione sia giusta, ragazzi, perché se no non so dove altro sbattere la testa, effettivamente. Ok, eccoci qua. Vediamo un po' se qua c'è qualcosa con cui poter interagire. Questo? Aha! Minchia che culo, raga. Vai. Veramente non so perché ci ho avuto sto flash, però mi ricordavo che ci fosse ancora qualcosa qui con cui poter interagire, quindi alla grande, almeno non sono stata tipo 3 miliardi di ore girando. Trovo la corrente per attivare il... Ah, il comando della scala nel cimitero. Ah, era fra gli obiettivi? Ah, bene. Cos'è? Ok, abbiamo rischiato la pelle per venire qua per prendere sta cosa che cos'è? Ok, ci siamo. Lattina, olio. Ok, perché c'è stata... Ecco. Perché ovviamente adesso il nemico deve essere già qui, no? Ruota su uno scaffale in seminterrato, potrei utilizzarla per lubrificare oggetti arrugginiti. Ok, comunque non ci resta, raga, che andare al secondo piano. Era quello che ci ha detto la ragazza, no? Che c'è un muro tipo speciale, tra virgolette. Ecco qua, è qua. Ovviamente doveva essere già qua. Sarebbe stato troppo semplice. Dicevo, c'è un muro vicino al caminetto. Ok, passi mi sembra di non sentirne più, però non è molto rassicurante. Per niente. Diceva di andare su, effettivamente. Ecco, sta andando su. Non ci posso credere. Che culo, ragazzi, che culo. Ecco qua. Cioè, ci avrei scommesso che stava tornando giù. Sai che è andata di là, raga. Forse riusciamo ad andare su. Allora, se questo era tipo il piano terra, questo qui dovrebbe essere il piano giusto. Io direi di andare a salvare, visto che siamo qua. Sempre se ci arrivo, vive e vegeta. Ok, ce l'ho fatta. Sono arrivata a salvare la partita, perché questo gioco è imprevedibile, ragazzi. Ripeto, non si può mai sapere cosa può succedere. Quindi non ci resta che andare ad esplorare il caminetto, che probabilmente dovrebbe essere su questo piano qui. Se qua non c'è, ragazzi, da questa parte del piano non c'è, deve essere dall'altra parte. E che i suoni, ragazzi, arrivano in maniera non precisa, nel senso che sembra dappertutto, quindi sembra magari che sta arrivando magari dall'altra parte. Sembrerebbe essersi allontanata. Ne approfitto per uscire allo scoperto ed andare di là. Quindi, cioè, se non è manco qui, devo andare ancora più su. Vediamo un po' se avevo ragione. Ah, eccolo qua il caminetto, ragazzi, fermi tutti. Ecco il caminetto. Sembra ci sia qualcosa dietro questo muro. Ok. Quindi, cara signora Fletcher, è il caso di indagare. Faremo un casino della miseria. Ah, non si muove. Ah! Ecco, giusto per non attirare l'attenzione, no? Perfetto, direi di... Oddio. Di entrare.
Bene. Oddio. Allora, raga, io non so se qua nelle vicinanze c'è per salvare la partita. Per cui io andrò a salvare e lasceremo l'ispezione, ragazzi, della stanza nascosta alla prossima volta. Ok, ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Ho salvato la partita. Che dire, in questo episodio è successo veramente di tutto. Io sono molto curiosa di scoprire perché quella stanza è stata murata. Lo scopriremo la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un bacio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!